Questo TG è offerto da Sparco, motorsport dal 1977. GL Hydraulic, componenti oleodinamici. Amici, buonasera, come vedete non passo inosservato. Questa sera a condurre il TG ci sono io e non la bravissima Elisa Mazzucchelli. Questo non perché lei non sia in grado di farlo, anzi, dobbiamo essere sinceri, è molto più brava di me, è molto più fotogenica di me, sicuramente. Ma perché c'è un motivo importante, che pian piano nel corso del TG vi svelerò naturalmente. Sì, perché questo sarà un TG molto particolare, un TG in cui forse dovremmo dirci ciao, ma andiamo avanti per ordine. Non ci sono state molte gare in queste settimane indietro perché il WRC in Sardegna ha bloccato un po' quello che è il calendario nazionale, quindi non ci sono tantissime cose da dire per quello che può essere accaduto nelle ultime due settimane. Anzi, non c'è proprio nessuna gara, addirittura domenica scorsa non c'era gara del CRZ, ma non c'erano nemmeno gare dei campionati, sia del campionato maggiore, ma anche del Terra e degli altri. E allora io ho detto, perché in questa occasione non fare un punto su quello che è poi il giro di boa del terzo del campionato? Sì, perché ormai le prime gare sono andate, ne sono già state fatte tre in ogni campionato, e quindi perché non fare un attimino il punto? Mi sono preso degli appunti naturalmente, perché tutto non posso ricordarmi, e comincerei proprio dal massimo campionato in Italia. Sto parlando naturalmente del campionato italiano assoluto Rally Sparco. Un campionato che non è mai stato così combattuto come quest'anno negli ultimi anni, in cui c'è sempre stato un unico dominatore con tutti gli altri che andavano ad inseguirlo naturalmente. Sto parlando di Andrea Crugnola, il grande Andrea Crugnola. Quest'anno è un po' più difficile per lui, è un po' più sotto pressione, deve stare un po' più attento. Sì, perché è caduto dall'alto una meteora molto molto importante, sia per il campionato ma anche per il rallyismo in Italia. Sto parlando di Toyota, che è entrata in campo grazie a Tobia Cavallini, è entrata in campo come casa ufficiale nel mondo dei rally italiani, con quella Toyota GR che tutti hanno voluto in qualche modo scoprire al ciocco, è stato un po' l'oggetto del desiderio di tutti e che ha dimostrato di avere delle grandi carte e che forse sarà anche protagonista nel 2024 in una rincorsa al titolo che fino a questo momento lo vede addirittura in testa. Sì, perché fino adesso si sono svolte solamente tre gare del campionato italiano, sto parlando del ciocco, del Rally Piemonte e poi del bellissimo Targa Florio. E ad ogni gara c'è stato un colpo di scena, con Crugnola che ha vinto sia al ciocco e al Targa Florio, ma con un basso che si è preso la rivincita subito al Rally di Piemonte e che è stato secondo sia al Rally del Ciocco sia al Targa Florio. Ma non secondo tanto per dire, è arrivato secondo a pochissimi secondi dal primo. Quello che ha fatto la differenza sia al Ciocco che in Piemonte sono stati gli errori. Sì, perché cominciano a sbagliare anche quelli molto bravi. Crugnola ha fatto un piccolo errore al Piemonte, l'ha pagata cara, mentre Basso ha fatto un piccolissimo errore al Targa e l'ha pagata cara anche lui. Comunque su dietro di loro si è scatenato anche un Simone Campedelli molto molto costante, secondo al Piemonte, terzo al Ciocco e poi ancora una volta terzo al Targa. Comunque sia, la classifica è ancora molto molto stretta, 6 punteggi validi su 7 risultati, e a questo punto ci sarà veramente da stare attenti, perché Crugnola ha già scartato, ha fatto 0 e lo ha fatto in Piemonte naturalmente, gli altri devono ancora scartare. Al momento davanti a tutti c'è Basso con 45 punti, a seguire Andrea Crugnola a 43,5 punti e poi un Campedelli a 38 punti, che veramente dà forza in costanza, e forse lo vedremo anche davanti, chissà, perché al Targa era furioso, diceva, ma perché non mi miglioro? Gli altri si migliorano tanto, io nel secondo e nel terzo passaggio non mi miglioro abbastanza. Quindi vedremo se avrà capito che cosa si può migliorare sulla sua Skoda e vedremo anche se potrà in qualche modo anche lui salire sul gradino più alto di una delle gare del campionato. E poi importantissimo nel campionato italiano è proprio la Power Stage, sì, perché di quelli si prendono tutti i punteggi e fino ad oggi ha sempre vinto il bravo Crugnola, mentre Basso non ha mai preso punteggio. Questi sono due punti che potrebbero alla fine fare anche la differenza.
E allora parliamo anche del due ruote motrici, sì, perché noi ne parliamo molto volentieri, siamo un po' di parte, dobbiamo essere sinceri, sì, perché il nostro Pisani, Gianandrea Pisani, sta andando fortissimo, ne ha vinte 3 su 3 ed è veramente fantastico. Con la Peugeot 208 della Lion sta dimostrando di essere imprendibile ed è lui davanti a tutti con 52 punti a seguire un grandissimo Christopher Lucchesi che comunque dimostra di avere un gran piede ed è a 40 punti in seconda posizione. E poi un Cogni che tra qualche ribasso e qualche rialzo è comunque terzo a 24 punti, anche lui su Peugeot 208. Ci sarà da divertirci e soprattutto ci sarà da vedere se Pisani sarà battibile o meno. Io sinceramente non lo vedo battibile se non per colpa sua, per un errore. Ed è per questo che Rally Dreamer è sceso in prova speciale proprio con lui. E adesso voltiamo pagina. Parliamo invece questa volta del campionato italiano Rally Terra. E anche qui abbiamo da vantarsi perché se parliamo di terra parliamo naturalmente del nostro Tommy, Tommaso Ciuffi, ma non solo. Sì, perché anche qua si sono svolte tre gare, Foligno, Valdorcia e Adriatico. E nello stesso tempo ci sono stati tre vincitori diversi. A Foligno ha vinto proprio su una Toyota che si è in qualche modo dimostrata imbattibile su terra alla prima in Italia con Eichila che è stato veramente velocissimo con le sue Michelin. Poi però sia al Valdorcia che all'Adriatico ha avuto qualche problema, addirittura ha fatto un errore, lo stesso errore che ha commesso il nostro Ciuffi alla prima che si è messo sul tetto della sua Skoda di casa RF, lui invece l'ha fatto proprio in Valdorcia, mentre il bravo Tommaso andava a vincere e nel modo migliore che si può, perché comunque sia, se non avesse fatto dei piccoli errori nella prima giornata, nella prima parte di gara, indubbiamente poteva vedersi anche un po' più alto su quel gradino del podio dell'assoluta, che invece è andato a uno straniero, lo sappiamo benissimo. E poi all'Adriatico invece, imbattibile, è stato Scandola, è andato fortissimo, anche se Tommaso è stato sempre attaccato al suo paraurti, ma non è mai riuscito a scavalcarlo. E allora dopo queste tre gare la classifica vede proprio Scandola davanti a tutti con 35 punti, secondo un Battistolli, sì proprio lui, Alberto Battistolli, che non riesce a dare il meglio di sé, velocissimo ma in qualche modo non riesce mai ad avere quel qualcosina in più per poter stare davanti agli altri, che comunque si trova secondo a 34 punti. Ciuffi, vi ricordate, un risultato in meno, ma è terzo a 27 punti. E quindi, considerando che nel campionato italiano terra si può fare solo uno scarto, lui l'ha già fatto e in questo momento potrebbe avere anche un po' di vantaggio rispetto agli altri. E adesso invece è arrivato proprio il momento di passare a quello che è il TIR, il trofeo italiano rally. Sì, perché è un po', come dire, la serie B del campionato italiano. A me questa cosa non piace tantissimo, lo sapete, ve l'ho già detto, però comunque sta funzionando. E allora, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Anche qua a tre gare, Lazio, Marca e Salento sono stati i tre rally che sono andati in scena fino adesso e anche qua i portacolori del campionato sono a sua volta stati Testa, Pinzano e Pedersoli. Sì, perché Testa è stato velocissimo a casa sua, mentre al Rally della Marca è stato Pinzano a vincere e poi invece in Salento è rientrato dopo il suo scarto fatto proprio al Rally della Marca Pedersoli, che con la VRC ha messo tutti in linea tra i muretti bellissimi delle strade del Salento. Naturalmente dietro di loro c'è sempre da considerare tanta lotta con un Miele che è sempre pronto ad andare nel gradino più basso del podio, ma ha sempre qualche piccolo problema tecnico oppure qualche errore che lo costringano a stare dietro. La classifica dopo questi primi tre appuntamenti vede al comando Testa con 52 punti e mezzo, secondo Pinzano a 45, mentre il buon Pedersoli in rincorsa a 37 punti e mezzo. Però comunque sia un campionato ancora molto aperto. Le prossime gare naturalmente per quanto riguardano il TIR sarà proprio la prossima settimana con il San Martino, mentre per quanto riguarda il Terra si andrà al San Marino e per quanto riguarda invece il campionato italiano assoluto Rally Sparco, il prossimo appuntamento è il Rally del Due Valli. Adesso però apriamo quella che è la finestra più grande per Rally Dream, parliamo di CRZ.
non possiamo certo analizzare tutte le gare, è impossibile farlo perché comunque sarebbero tantissime, 56 più la finale per l'esattezza, però possiamo organizzare come stanno andando le cose e devo dire che stanno andando molto molto bene, sì, perché in tutte le zone gli elenchi iscritti superano sempre le tre cifre, tranne piccole eccezioni, ma che comunque vanno a significare che il CRZ ancora una volta è un campionato di successo, è il campionato dove ci sono sicuramente più iscritti in assoluto in Italia, naturalmente. Un campionato dove si può partecipare con qualunque autovettura, un campionato che comunque dà diritto, diviso in 11 zone, ad arrivare a una finale che quest'anno sarà fatto in Liguria, al Rally della Lanterna, per scelta di federazione. Naturalmente è il momento per mettersi in mostra a livello nazionale proprio nella finale, ma per arrivarci bisogna però vincere e vincere prima di tutto nella propria zona. E questo stanno facendo un po' tutti, ci sono tantissimi primi attori, non potrei certo elencarli tutti, ma l'unica cosa che dobbiamo dire è che il CRZ non è mai stato tanto, tanto seguito quanto lo è negli ultimi anni. Questo vuol dire che ancora una volta, lo devo ripetere, l'idea di Settimo e della commissione, della sottocommissione Rally, indubbiamente era un'idea vincente e lo sta dimostrando. Bene, siamo andati anche un po' lunghi, forse ho esagerato un po' nelle cose, ma è arrivato il momento anche di spiegarvi il motivo, come vi ho detto all'inizio, della mia presenza qua oggi nel TG. Bene, questo è l'ultimo TG che faremo per quanto riguarda il Rally Dreamer TG, naturalmente, o News, come l'abbiamo chiamato. Questo perché quando ci si accorge che una cosa non funziona, bisogna dire mia colpa, tornare indietro e fare anche il passo giusto, cioè quello di dire no, questo prodotto non funziona, abbiamo sbagliato. Abbiamo analizzato i motivi per cui non funziona e secondo noi non è colpa certo di una cosa o di un prodotto che non era veramente all'altezza di voi che ci state guardando, ma casomai è perché andavamo troppo tardi con notizie che ormai erano in qualche modo vecchie ed è quasi impossibile arrivare per noi, visto l'impegno per quanto riguarda la trasmissione di Rally Dreamer, ad averle prima del giovedì. Ci abbiamo provato, ma non era assolutamente possibile. E allora abbiamo detto, cerchiamo di andare un po' al passo con i tempi. Sì, perché alla fine oggi si vive sul cellulare, è il nostro prolungamento del corpo e nel cellulare si va veloci, si va molto veloci. E allora anche noi abbiamo voluto mettersi in gioco e dire fermiamo un attimo, il discorso TG ci piaceva, ma forse non è il prodotto giusto o almeno non lo possiamo fare nel modo giusto e quindi a questo punto abbiamo deciso di cambiare completamente e dalla prossima settimana, esattamente dal giorno giovedì 20 alle ore 21 ci sarà una novità. Non potrò dirvi molto questa sera perché i miei ragazzi hanno detto che devono essere scoperte tutte le carte nei social, perché sono i social che devono portare poi a farvi capire che cosa faremo in futuro, però vi posso dire che ho imparato una parola nuova e si chiama podcast e quindi è importante anche questo e sapete bene che quando si parla di podcast bisogna discutere a denti stretti, ma come ormai tutti voi mi conoscono io dico sempre quello che penso e quindi sarà importante seguirci perché i veri attori principali sarete voi che potrete intervenire in qualunque momento, anzi dovrete fare voi la puntata insieme ai nostri ospiti e ci sarà veramente da divertirci. Staremo insieme un'oretta e mezzo, ognuno dirà la sua perché è giusto così che sia così, daremo voce al popolo del Poggio, quello che di Rally se ne intende veramente e quello che può veramente dire la sua. Bene, e allora io credo che potremo chiudere l'argomento del Rally Dreamer News una volta per tutte, o almeno per quanto riguarda il 2024 sicuramente. Io nel frattempo vi ringrazio a tutti voi, ringrazio tantissimo Elisa Mazzucchelli, la nostra redazione che ha lavorato tantissimo e soprattutto ringrazio il fatto che per tante tante settimane ci avete seguito. E allora, il mio saluto, sempre quello, Rally Dreamer, tanta roba!